raccontano l'incredibile, si intrecciano quando sei troppo sfatto per distinguere. Ci siamo conosciuti al Piazzale Ungheria, che era il punto di ritrovo di tutti i ragazzi di Palermo. Tutti i raffusi palermitani. Insomma, che seguivamo tutto il movimento, era un posto dove c'era scambio sia di opinioni, sfide, c'era competizione, insomma, come succede un po' dappertutto, la classica piazza. Io sapevo che lui faceva freestyle, era abbastanza bravo nel palermitano. Io mi ero messo a fare beat da poco, l'ho invitato a casa mia e ho detto ascolta un po' le robe che faccio se ti piace. Allora da lì è nata la nostra amicizia al di là della musica. Comunque è nata automatico la collaborazione. Sì, con i pomeriggi passati così in studio a cercare di fare qualcosa. Comunque come tutti siamo partiti piano piano a piccoli passi. Non le schiaccia le scelte ma insegue il suo futuro. Ci dà qua giù come segnali di fumo. Ci parlano, raccontano. È capitato anche che è arrivato Johnny con una strofa in testa. Mi dice, oh, ascolta questa strofa, tipo, me la fa sentire e io, in base a lui, la sua metrica, costruisco il beat sopra e faccio il beat. Però è più, cioè, facciamo sempre che io produco e lui scrive mentre io sto producendo il beat, faccio la struttura. Sì, abbiamo lavorato praticamente all'ultimo disco seguendo questo meccanismo, quindi abbiamo proprio creato i pezzi dal niente, dal nulla praticamente, con magari un accordo, una batteria, io che iniziavo a scrivere due rime, in una session magari mettevamo in piedi qualcosa. Naturalmente lui finiva prima di scrivere, io ancora dovevo finire il video. No, non è vero. Non è vero. Volte io non mi affido alla cartomante, lei sente le voci come Giovanna d'Arco, anche il fuoco si è fatto grande, le voci bruciano giù. Allora, si chiama Orgoglio perché comunque pensavamo ad un minimo, abbiamo pensato a un titolo di impatto, comunque il disco parla molto, come tematica parla molto della nostra terra, della nostra musica. Sì, il titolo racchiude proprio tutto. Le collaborazioni sono nate tutte comunque. Tutti gli artisti che sono presenti nel disco li conosciamo, li abbiamo frequentati, quindi c'è un rispetto artistico ma anche un legame umano con loro, quindi siamo, tutto è nato in maniera molto spontanea. Sì. Abbiamo cercato il nome grosso per fare hype intorno al disco. Sì, la gente che è nel disco sono persone con cui abbiamo un ottimo rapporto. Sono... E sono anche dei grandi artisti, dei fortunatamente. Grandi artisti. Nel disco c'è Gammon, c'è Enzi. C'è i Green, c'è Jack the Smoker, Mista, Chiave, Zuli. Insomma, è un disco anche molto ricco di collaborazioni ed è un progetto che non ha forse tanto un filo conduttore, però cioè, ci ha rappresentato in quel periodo e quell'anno che abbiamo passato. Insomma. I predatori scelgono una preda commestibile, hanno veleno in corpo come vipere, le loro voci. Allora, intanto voglio sfatare questo mito del nordico freddo e inospitale, perché alla fine siamo stati lì, io ho conosciuto un sacco di gente, legato con tantissime persone. Quindi vabbè, a parte che sappiamo le dinamiche che ci sono, che comunque al nord vuoi non vuoi ci sono molte più situazioni, molto più eventi rispetto al sud, si fa sempre fatica al sud, però comunque... Forse l'unica cosa che cambia appunto è questo, sì, ma... l'organizzazione degli eventi, per il resto non è vero che su sono freddi, hanno la temperatura fredda. Sì, l'unica cosa di freddo è il clima, dai. Ci siamo trovati benissimo. Hanno veleno in corpo come vipere, le loro voci vociferano sul lucifero e poi dipingono sti colletti bianchi come supero ipereroi, dipingono noi come se fossimo niente, le voci di una crisi che senti da sempre, come senti l'ambiente dipende da quello che circola, siamo puntini sulle impagine senza virgola. Sei Johnny Marsiglia, sei Big Joe, big up e un saluto a tutti i ragazzi di Urban Week, seguiteci. Urban Week, baby.